Per settimana scorsa siamo con Dario Morani, capitano della Superba. Dario, un pareggio che a mio parere andava bene entrambe le squadre. Adesso con il Brugnato avete solo un risultato a disposizione, perciò domenica dovete vincere. Sì, ti chiedo un commento sulla partita e dimmi. La partita di oggi, ovviamente il primo tempo siamo partiti forti sia noi che loro, abbiamo avuto occasioni nette. L'area piccola c'era un rigore perché l'ha toccata di mano. Ovvio, parti forte perché vuoi fare risultato, sei venuto qua a giocartela e a fare risultato. Poi il secondo tempo è ovvio che ti subentra un po' di calcoli, ci mancherebbe, non è quello. Ci ha provato loro, ci abbiamo provato noi. Niente, va bene così, ci dobbiamo accontentare di sto punto. Ovviamente volevamo vincere per festeggiare anche noi una settimana d'anticipo, però faremo di tutto per arrivare poi domenica e vincere. Abbiamo una sola strada, vincere. Dobbiamo andare consapevoli che bisogna fare risultato, ecco. Ho visto nel primo tempo che giocavate in contropiede, giocavate su Michele. Michele ha avuto una ottima occasione. Ha, secondo me, aspettato un attimo per tirare, poi quando ha tirato il tiro è passato alto sulla traversa. Poi anche tu hai avuto un'occasione, un tiro dal limite che però è andato alto. Sì, come dici te, loro diciamo che si sono affrontati due squadre che giocano un po' allo stesso modo. Hanno il palleggio, cercano di creare molto. Ovviamente loro giocando in casa sono partiti forti. Noi ci siamo messi lì, abbiamo sofferto un pochino il loro giro palla in alcuni momenti, ma poi occasioni loro non ce ne sono state. Anzi, quando poi siamo ripartiti, Michele è stato bravissimo. Ascioli ha dato una palla incredibile. E ha saltato l'uomo, ha calciato, è andata fuori. Ma, il mio tiro, idem, è partito alla grande, c'è stata una deviazione, è andato fuori. E, come ti dico, secondo me questa era una partita che poteva uscire qualsiasi risultato. Due squadre che giocano a calcio, poteva finire 1-1, 0-0, 3-1, 3-2, cioè era una partita apertissima. È uscito fuori sto 0-0 che ci tocca poi andare a combattere domenica prossima. Ecco. Ok, in bocca al lupo per domenica prossima. Ciao Dario. Ciao.